Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi nuovo video DIY e andiamo a realizzare una collana. È una collana molto molto semplice da realizzare, penso che ci vorranno meno di 2 minuti, però secondo me l'effetto è molto elegante. Quindi direi di andare subito a realizzare la nostra collana. Prima però ricordatevi di mettere un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Uno dei materiali che mi servirà per questo video è all'interno di questo pacchetto, quindi andiamo ad aprirlo insieme perché so che vi piace un sacco scartare insomma i pacchi insieme a me, e quando ho l'occasione di farlo insomma lo facciamo insieme in un video. Questo pacchetto arriva direttamente da Kobiz, come sempre vi lascio il link giù nell'info box, quindi se volete andargli a dare un'occhiata. Il sito è super fornito di ogni materiale e ogni strumento utile per chi ama il fai da te. La scelta è ampissima e i prezzi sono molto molto economici. Quindi apriamo. Tra l'altro, spoiler, qui dentro ci sono i materiali che serviranno per i prossimi video, quindi avete già un'anteprima di quello che vedrete prossimamente nel canale. Anzi, fatemi sapere man mano che vedete i materiali con quali di questi vorreste vedere prima i video, così magari inizio con qualcosa che vi interessa di più. Allora, pacco super incartato. Comunque la gioia di quando arriva il corriere è come se fosse Natale tutto l'anno. Allora, mi piace molto come sono arrivati i pacchetti, perché tutti i prodotti sono sigillati con questi pacchetti qua, con apri e chiudi, che oltre a tenerli separati li tiene anche al riparo insomma. In questo sacchettino ci sono questi due sacchettini in juta che servono per i saponi. Ho idea di fare un video che mi avete chiesto un miliardo di volte e tra l'altro me lo chiedete anche da un sacco di anni proprio, e credo che sia arrivato il momento di farlo, e quindi spero con la scusa di aver comprato anche questi di farvelo al più presto possibile. E questo riguarda il riciclo delle saponette, quelle vecchie saponette che rimangono sempre quei pezzettini inutili che non si sa mai cosa farne. Bene, spero di far quel video lì al più presto. Poi queste sono dei non so se chiamarle perline, ganci, si chiamano in modo specifico anelli di collegamento. Hanno tutti questi colori fluo e io l'avevo pensato per realizzare dei progettini per l'estate. Questo è un set, un kit per fare la carta in casa. Appena l'ho visto l'ho scelto subito, c'è di diverse grandezze. Io ho scelto questa perché mi sembra quella misura in cui si riescono a fare più cose con la carta e non vedo assolutamente l'ora di provarlo. Poi ho preso questi sono degli stoppini per candela, hanno già il piedino di ferro per poterli posizionare, e anche con questo volevo realizzare un video di riciclo. Poi ho preso anche queste perline in legno super super colorate. Ecco, con queste è l'unico con cui sono ancora un po' indecisa su che progettino realizzare. Devo pensarci ancora un po', però se avete consigli, idee, lasciatemelo scritto sotto nei commenti, che sono sempre ben accetti. Ed infine, ultima cosina che ho preso dal sito di Kobiz, è esattamente quello che mi serve per il video di oggi, ed è questa catenina argentata. E niente, dopo aver chiacchierato un sacco, direi che è ora di iniziare con il tutorial, che tra l'altro sarà più breve di quanto è stata l'introduzione. Dunque, per questo video avrò anche bisogno di questi chiodi di ferro, che non sono altro che un filo di ferro dove alla fine c'è questa testa che non permette alle perline di uscire, delle perle di 3 dimensioni diverse, ed infine delle perline, io ho scelto in argento per riprendere il colore della collana, ma anche per far contrasto con il colore delle perle. A questo punto il progetto è davvero molto molto semplice. Prendo il mio chiodo
Inserisco le perle una alla volta, cominciando da quella più grande. Dopodiché, per dividerle una dall'altra, utilizzo una di queste perline in argento. Quindi una perla grande, una perlina in argento, la perla media, un'altra perlina in argento, la perla più piccola, una perlina in argento. A questo punto, con l'aiuto di due pinze, vado a realizzare l'occhiello che mi servirà per attaccare il ciondolo alla collana. Non serve molto filo per realizzare l'occhiello, quindi vado a tagliarne un po' con la pinza fino a farne rimanere circa mezzo centimetro. Ed ora, con la pinza con le punte tonde, vado semplicemente a prendere la parte più esterna del filo di ferro e lo giro su se stesso attorno alla pinza. Ok, l'occhiello è stato realizzato e le perle sono fissate. Ed ora, aiutandomi con uno di questi anellini qui, lo vado semplicemente ad attaccare alla collana. Quindi vado a cercare l'anellino centrale della collana. Apro leggermente l'anellino. Lo inserisco sull'anellino centrale della collana, inserisco sempre nell'anellino anche il ciondolo e infine lo richiudo. Ed ecco qua la collana terminata, questo è il risultato finale. E niente, con questo è tutto. Come avete visto, realizzare la collana è stato davvero velocissimo. Il risultato secondo me è molto molto elegante e penso che si possa abbinare a diversi stili. Potete tenerla in considerazione anche come idea di San Valentino per la festa della mamma, dato che a breve ci sarà anche quella, per qualche compleanno. Insomma, un gioiellino fa sempre piacere riceverlo. Per tutti gli oggettini che avete visto in questo video vi lascio i link tutti giù nell'info box, compreso quello del sito in cui li ho trovati. E niente, adesso tocca a voi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta l'idea, se vi è piaciuta come è venuta, in che altro modo l'avreste realizzata voi. Per domande, curiosità, informazioni, chiedetemi tutto giù nei commenti. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!